Buongiorno! Dormito bene? No, oh, ciao mami, sì. Buongiorno, sei Lucia. Tutto bene? Guardate cosa vi ho preparato. Oh, che meraviglia, ma grazie. Sapevo che vi sareste svegliati tardi. Così ho voluto farvi una sorpresa. Signor Lucia, lei ci vizia sempre. Allora oggi, che piani avete? Approfittiamo del Black Friday. Saldi e shopping sfrenato. Guardate un po' che cosa mi sono comprata io. Non sembro più giovane? Sì, sì, Luca. Che schianto, vero Luca? Mamma, questa torta buonissima, buonissima, bravo. Ascolta, avrei una cosuccia da chiederti. Due vestiti da stirare, puoi? Oggi non è giornata di stireria. Sì, lo so, però è urgente. Tipo una camicia? Una? E va bene. Però guarda che ho anch'io le mie cose da fare. Sì, lo so, mamma, sempre da fare, tu. Brava la mia mamma. Luca, ci faranno santi noi due. Già. Buongiorno. Mia dolce Lucia. Buongiorno, mio bel Casanova. Tra quanto arrivi? Facciamo tra 20 minuti? Facciamo 10 e porta tutto, capito? Ogni tuo desiderio è un ordine, mia regina. Bravo, così mi piaci. Fai presto. Finalmente, vieni qui. Hai portato quello che ti ho chiesto. Bravo, vai in camera, mettiti in mutande. Cosa te ne pare? Ti piaccio, eh? Oggi tu sarai il mio schiavetto. Quattro zampe. Chi sono io? La mia padrona. E cosa vuole farti la tua padrona? Ti vuole dare tante frustate fino a farti diventare il culetto rosso come un pomodoro. Sì, padrona. La prego, lo faccia. Padrona, basta, pietà. Pietà. Pietà! Pietà? Girati verso di me. Adesso, da bravo, mi lecchi proprio qui. Mia padrona, è un onore farle un cunnilingus. Non ti ho detto di leccarmi il sedere. Padrona, è così che si chiama quello che mi ha chiesto. Abbiamo un professore? Basta parlare, leccami! Oh. Mamma, siamo tornati! Cazzo! Mamma? Mamma, ma che cazzo ti è venuto in mente? Ma voi, non mi aspettavo che entravate così presto. Hai visto come ti sei conciata? E poi che cos'ho? Un nipote sconosciuto? Ma è Marco, un gigolo. Ah, cioè tu lo hai pure pagato! Pagato in casa nostra! Prima di tutto questa è casa mia. Sì, sì. Senza alcun rispetto per la nostra famiglia. Io porto rispetto alla nostra famiglia. Ah, sì, sì, sì.
Certo, pagando un tizio che ha l'età di tuo nipote. E papà? Papà cosa direbbe? Ma cosa c'entra tuo padre? È morto da tempo. Io non sto mancando di rispetto a nessuno. A nessuno! Fai la vecchia satanata con un ragazzetto dal cazzo impazzito. Non ti permetto di parlarmi in questo modo. Scusami. Elena. Elena. Uno. Questo è il mio lavoro. E sono una persona seria. Due. Io non sono un ragazzetto dal cazzo impazzito. E tre. Tua madre è una persona fantastica, dolce e premurosa. Chiaro? E merita rispetto. Punto. Io fossi in te starei zitto, che mi fai ancora più schifo di lei. Senti questa santarella. Ti ricordo che la nostra casa sembrava un porto di mare, con tutti i fidanzati che entravano e che uscivano. E questo cosa c'entra? E poi ero giovane. C'entra, c'entra. Perché noi siamo stati genitori aperti. Ti abbiamo dato la libertà, anche sessuale. Ci siamo adeguati ai nuovi tempi. Lo vedo proprio come ti sei adeguata ai nuovi tempi. Senti un po', come gestisco la mia sessualità è affar mio. Il mio piacere è affar mio, appartiene al mio sentire, perché quando sto bene ti stiro molto più volentieri le tue camicie, cucino con molto più gusto e ti sopporto anche di più. La sai una cosa? Al posto di pensare al mio piacere, pensa al tuo, perché le notti le sento sempre troppo silenziose. Scusa, amore, ma in che senso quando eri giovane la casa era un porto di mare? Ti sembra una domanda da fare in questo cazzo di momento?